Ciao a tutti ragazzi, allora me l'avete chiesto in centinaia dal mio primo video sotto tutti i commenti: cosa hai mangiato no per dimagrire? Cosa devo mangiare per dimagrire? Su Instagram avrò centinaia di messaggi. Ebbene sì, oggi vi porterò una dieta, anzi due diete per dimagrire. Siamo insieme a Daniele, presentati, di un po' chi sei. Ciao a tutti, mi chiamo Daniele, ho 21 anni. E perché ti ho portato sul canale? Spiega un po'. Perché anch'io, come no, sono partito da una condizione di obesità. 2 anni fa pesavo intorno ai 120 kg, adesso sono intorno ai 93-94 kg, quindi ho perso 26 kg per adesso, ma non mi fermo, voglio perdere ancora un po'. È motivato, sta continuando, è ancora nel processo e non si ferma. Dunque oggi vi faremo vedere due diete, per ogni pasto vi faremo vedere due varianti di cibo, di cosa potete mangiare. Siete pronti? Noi sì, abbiamo fame. Sì, parecchio. Andiamo. Non sarà ovviamente, essendo una dieta di dimagrimento, non sarà una dieta piena di carboidrati, ma l'abbiamo strutturata in una maniera che sono tanti pasti, in modo che la fame non si può sentire, anche perché la fame è tutta una cosa mentale e ve lo faremo vedere. Andiamo. Allora, il primo pasto di questa giornata è francese. Oh, sono uno chef francese stellato. Il primo pasto sarà la colazione, perché voi non lo sapete, ma la mattina si fa colazione. E quindi, partiamo. Prima variante useremo un porridge con fiocchi di soia, avena, proteine vegetali e i giusti carboidrati complessi. Io userò 6... Okay. Aspetta, prima cosa si shaker. Allora, a posto, userò 6 cucchiai, quindi 60 grammi, 2, 4, 5, 5, e praticamente uso il gusto cioccolato porridge della Foodspring, 120 ml di acqua calda, bollente, caliente, e mischiamo. Fallo vedere. Sembra buono. Quindi giriamo, lasciamo riposare 3 minuti ed è pronto. Cioè, per chi come me va a scuola la mattina, quando ci vado, è la colazione più veloce, ottima, carica di energia, perché come ho detto ci sono carboidrati complessi, proteine vegetali. Ti senti forte la mattina, cioè ti fa sentire, ti dà quel tipo in più, quel easy uomo un gioco. E comunque, allora, 223 calorie, 6 grammi di grassi, 19 grammi di carboidrati e 19 grammi di proteine, quindi direi ottimo, ottimo. Un buon profumino tra 3 minuti, io ti mangio tutto e fai vedere tu cosa mangi. Noi facciamo pancake proteici, sempre della Foodspring. Anche qua abbiamo dei valori nutrizionali buoni. Noi andremo a usare a fare 4 pancakes, quindi useremo più o meno 80 grammi di prodotto e abbiamo un 300 calorie, abbiamo un 2,6 grammi di grassi, quindi non è neanche tanto. E poi la cosa più importante, abbiamo 53 grammi di proteine. Porca miseria! Quindi ci sta un botto! Questo tutto se vi allenate al mattino. Carboidrati? Carboidrati? 11 grammi. Ne abbiamo 11 grammi. Quindi 11 grammi. E di zuccheri la cosa divertente è che ne abbiamo solo 1,9. Cioè pochissimo. Pochissimi zuccheri. Solo che purtroppo, questi pancake sono neutri. Quindi sì, ci andiamo ad aggiungere i Flavor Kicks. 5 grammi, un cucchiaino, che hanno 14 calorie e 1 grammo di carboidrati, quindi ragazzi state tranquilli, non è questo che vi rovinerà la dieta. Esatto. E andiamo, fai vedere velocemente come allora, lo fai. Prendo il cucchiaio, che l'ho dimenticato. Tu prendi il cucchiaio adesso! Ok, allora andiamo a mettere 8 cucchiai nello shaker. Poi, come ha detto Noah, visto che sono in sapore, andiamo a mettere 2 cucchiaini. Uno. Un cucchiaino. Poi dipende. Di polvere di cioccolato. Dipende che cosa stai facendo. Io direi per questo, vabbè, sono 4 pancake, quindi volendo puoi mettere anche Mettiamone due. Mettiamone facciamo due. Bello cioccolatoso. Esatto. Nesquik. 2. E poi andiamo a mettere 150 ml di acqua.
sta tutto? Sì, ci sta tutto. Chiudi e shakera per bene come se non ci fosse un domani. Shakera. È chiuso, sì? Sì. Ok. Ah! Su uomo! Dai! Shaker, lo shaker! Dai! Bravo! Su! Su! Dai! Boh! Ti faccio vedere come si fa. Vai! Lui! Che denso! Ok. No, sta in piedi. Shakerato per bene. La prima botta. Ok, usiamo una pentola antiaderente, così non mettiamo l'anca d'olio. Tu ne fai 4 o ne fai giganti? L'impasto è per 4, io la faccio grande quanto la pentola. Può essere che ne vengono 2, ne vengono 3, ne vengono 4. Ma fai vedere la faccia, sennò sembra quella di Buca e Pollo o Tom e Jerry. Ciao. Ciao. Boh, aspettiamo che cucina, poi la giriamo e facciamo così per tutte e 4, tutte e 3, quelle che vengono. I suoi pancake proteici già guarniti. Ha fatto un pancake con la crema di cocco della Foodspring. Raga, assaggiate. È buono, veramente buono. Porcaccia. La crema di noccioli, questa è assurda anche questa. E il burro d'arachidi My Love. Abbiamo, mamma mia che buone. Abbiamo del succo con zero zuccheri aggiunti al pompelmo. Sì. Un po' acido, ma buono. E il mio porridge già detto, succo anch'io. Integratori, la mattina abbiamo lo Shake Cups, che sarebbe questo, una pastiglia, ne prendiamo 4 al giorno, cromo piccolinato, controllo il senso di fame. Io queste, raga, quando volevo dimagrire le usavo, e non so se sia effetto placebo o se funzioni veramente, però io avevamo meno fame, molta meno fame, sì. Può essere anche una cosa mentale, perché purtroppo la fame è tutta una cosa mentale, però il cromo piccolinato aiuta a controllare in teoria il senso di fame. Poi abbiamo multivitaminico, una pastiglia di multivitaminico e 3 pastiglie di carnitina per scopi energetici, usa il cibo come scorte energetiche, soprattutto adesso che comunque mangiamo poco, diciamo siamo a bassi carboidrati, poi vedete nel resto della giornata. E boh, io direi di adesso cimentarci nel nostro cibo, cosa ne pensi? Sì, io comincerei con questo allenamento. È un gioco, no? È buono anche questo, ma anche i pezzi di cocco dentro. Veramente buono. Ci sei? Ok, secondo pasto della giornata abbiamo, io 112 grammi di tonno naturale, tu che cos'hai? Io ho 2 gallette Vasa, che vanno bene con qualsiasi altre gallette, mais, soia, quello che avete, e 60 grammi di Bresaola. Farro anche. Io ci metterò 5 grammi di olio d'oliva, extravergine d'oliva, a crudo, quindi un cucchiaino. Ragazzi, mi raccomando, allora, l'organizzazione è la prima cosa. Noi ci siamo in casa, quindi facciamo tutto sul piattino. Però io di solito, nelle mie giornate, cosa faccio? Io mi sveglio la mattina, presto, tipo un'oretta prima, oppure la sera, e mi cucino almeno 3-4 pasti, in modo che in giornata ho già tutto pronto nei barattoli, nei piatti, in modo da non saltare i miei pasti. È la cosa principale, se si vuole dimagrire, soprattutto, secondo me, fare più pasti è la cosa che aiuta di più, perché se ne fai solo 2 è più facile che senti quel senso. Pasti piccolini. Esatto, piccolini non ti fanno sentire la fame. E ricordate, dovete sempre avere fame dei risultati, in modo che quando la fame fisica arriva, voi non la sentite! Andiamo, mangiamo, va? Il tonno è un po' misero, però. A me piace, a me il tonno piace un sacco. No. Ragazzi, io ho la mesata del nonno. Quanti grammi già? 50? 60 grammi. 30.000 volte meglio di quello che ho comprato sul mercato. Più naturale, più sana. Grande il nonno. Dissing supermercati. Ovvio. Vabbè. Ora è partito. Sì. Ok ragazzi, siamo appena arrivati in palestra. Oggi niente backfit, siamo alla Mastercard, come si chiama? Club.
Master Club, però io la chiamo anche Master Club. Master Club è una carta di credito. Ma tanto qua c'è una carta di credito, è una palestra da ricchi, raga. Qua si allenano con i Rolex. Comunque, prima dell'allenamento ho preso uno scoop più che pieno degli Energy Aminos. Questi qua, secondo me, nella dieta sono fondamentali anche quando si deve dimagrire, perché con bassi carboidrati non si spinge tantissimo, però con questo si spinge più che tanto. Le forze le trovi. E quindi, beviamo e andiamo. Gusto mela verde, buonissimo. Questo ultra, proprio super consigliato. Vi lascio giusto due clip dell'allenamento e poi ci vediamo direttamente a pranzo. Io non riesco a parlare. Comunque, ragazzi, allenamento andato, abbiamo fatto dorsali e spalle posteriori. Potete vedere dalla mia faccia che sono morto. Non ce la faccio più. Post allenamento ho preso 30 grammi di proteine. Sì, vi sto facendo vedere lo shaker. 30 grammi di proteine whey, gusto cioccolato. Forse qualcosina in più di 30 grammi, abbiamo abbondato un po' con lo scoop. Molto buone, molto consigliate queste. Io metto non tanta acqua perché mi piace il gusto molto denso. Tipo budino al cioccolato, cremosa al latte con le macchie. Fatemi una, anche con gli occhiali. E niente, 30 grammi e ora andiamo a pranzare. Ovviamente le proteine le prendo post workout, perché invece di portarmi magari il pollo, quindi stare a cucinare, mi prendo queste, sostitutivo dei pasti. Non c'è niente di più comodo. Andiamo a pranzare. Ok, ragazzi, siamo appena tornati dalla palestra. Abbiamo appena finito di cucinare. Adesso andiamo a pranzare. Io mangerò 100 grammi di riso gallo con 250 grammi di pollo. Non è bruciato, ma io abbondo sempre col piccante perché mi piace tanto. Ci ho messo anche un po' di curcuma. E ci metterò 10 grammi di olio d'oliva, quindi due cucchiaini. Abbiamo anche insalata e un finocchio. Verdure si può andare un po' a piacere, si può, ci sono tante verdure, asparagi, Nutella, cioè è pieno di verdure che potete usare. È pieno di verdure che potete usare. Integratori invece abbiamo di nuovo il Shape Caps, sempre della Foodspring, una pastiglia di omega 3 e creatina, 4 pastiglie che sono 3 grammi. Io consiglio di assumere creatina 3 grammi al giorno, quindi 4 pastiglie al giorno insieme al pasto più pieno di carboidrati. Quindi sì, ragazzi, la creatina si può usare anche in definizione quando si mangia poco, non solo in massa, perché vi aiuta sia con la forza che dà quel tocco di ritenzione idrica intracellulare, quindi sembrate quel poco più grossi. Spiega tu invece cosa mangi. Invece io vado a mangiare 100 grammi di pasta integrale con 100 grammi di pollo, perché proporzione peso altezza ovviamente devo mangiare di meno. Anch'io insalata, finocchio. Io invece andrò a mettere 3-4 cucchiaini di olio, quindi 15-20 grammi, quindi leggermente un po' più di noa. Anch'io creatina e la capsula Shake Caps per limitare la fame, possiamo dire. Possiamo cominciare a mangiare. Sì, è il momento. Mi mettete tu prima l'olio? Yes. Vai. Grazie. 5 e 10. Abbiamo messo un po' di sale. Io sono sul riso perché il pollo sinceramente non sento il bisogno di mettere il sale, cioè non mi fa, è uguale, lo sento uguale. Lui invece l'ha messo anche sul pollo. L'ho messo anche sul pollo. Mi raccomando al sale, ragazzi, perché il sale crea ritenzione idrica
per voi ragazze, mi raccomando, non esagerate col sale, imparate ad usarlo bene e non abbondare esageratamente. Io direi di mangiare e andiamo. Buono. Allora, secondo spuntino della giornata, io ho due uova intere strapazzate. È la prima volta che assaggio le uova strapazzate, io le ho sempre mangiate sode. Daniele qua, lo chef, me le ha fatte strapazzate col pepe. Sono curioso. Sono buone. Assaggio. Vai, vai. Non sono male. Male, non sono male. Buone. Mangiare sempre uova sode. Sì, sempre uova sode è un po' noioso, diciamo, però non ce la mettiamo. Tu cosa mangi? Io invece ho una scatoletta di tonno al naturale. 56 grammi, quindi. Sì, e di nuovo due gallette Vasa, io uso queste, però potete usare quelle tolette di mais, di riso, va bene qualsiasi cosa. Abbiamo terza pastiglia del giorno di Shape Cups, che prendiamo con l'acqua. E niente, andiamo, mangiamo. Adesso, subito dopo questo pasto, andremo a registrare un altro video che vedrete presto sul canale. Vi lascio giusto qualche clip e noi ci vediamo direttamente a cena. Allora, un bel po' di stanchezza perché secondo allenamento della giornata, un video bello tosto che vedrete presto. Ora è il momento di cenare, non vedo l'ora. Io ho 80 grammi di pasta integrale, quindi sì ragazzi, carboidrati anche a cena, non fanno male. 300 grammi di merluzzo con un bel po' di spezie, metterò 10 grammi di olio d'oliva, extravergine d'oliva, quindi due cucchiaini, una pastiglia di omega 3 e un altro shake cups. Questi due. Fai vedere tu invece cosa mangerai. Invece mangio 200 grammi di pollo e poi anch'io a cena ho dei carboidrati, ho 50 grammi di pane però integrale, e andrò invece io a mettere solo 5 grammi di olio, quindi un cucchiaino. Poi abbiamo anche dell'insalata. Io non l'ho presa perché non ne ho voglia. Lui non la mangia, io la mangio perché comunque l'insalata ti riempie, non ha calorie, quindi va bene, soprattutto se uno deve dimagrire va bene. Va bene, io direi poche parole, più azioni, andiamo a cimentarci a mangiare che io qua ho tanta fame. Quindi un po' di olio qua e un po' di olio qua. Allora. Buono. Buono. Buona Faust. Ok ragazzi, giornata andata. È andata anche piuttosto bene perché non troppa fame, dividendo in tanti pasti non abbiamo sentito tanto la fame. Vi dico i macronutrienti delle diete. Allora, per come ho mangiato io, ho mangiato circa 1870 calorie con 210 grammi di proteine, 140 di carboidrati, quindi per niente tanti, e 50 grammi di grassi. Daniele invece ha mangiato molto meno, ovviamente c'è la differenza di peso, altezza e tutto. Lui ha mangiato 1700 calorie con 200 grammi di proteine e 120 di carboidrati e 45 di grassi. Hai sentito la fame? No, si sta ovviamente, dopo un po' che fai la dieta lo stomaco si rimpicciolisce, quindi senti meno la fame, all'inizio è ovvio che infatti tutte la sì, fame sì, sì. Non è consigliato passare da 3000 a 1700, esatto, ovviamente, esatto. Ragazzi, però diciamo che comunque bisogna comunque un pochino sì. La fame si sente, bisogna fare la fame, bisogna sopportarla pensando ai benefici che ti darà a lungo termine, quindi devi avere un obiettivo fisso e sai che anche se stai soffrendo avrai qualcosa in cambio. Esatto. Ringraziamo Daniele per la disponibilità che ci ha dato per la dieta, grazie mille per stare con noi tutto il giorno. Vi lascio il suo Instagram in descrizione, se volete passate, seguitelo, lasciate i like, commentategli le foto. Mi raccomando, anche per l'acqua cercate di bere, io personalmente sto anche sui 6 litri giornalieri, però io sono anche, cioè, sono anche troppo forse. Sono un po' alto, un po' tutto, e quindi è normale. Cercate di stare sui 3-4 litri giornalieri, sparsi bene nella giornata, non ingozzatevi, si può dire ingozzatevi con l'acqua? Sì. Non ammazzatevi di acqua a pranzo, a cena, durante i pasti, soprattutto per non rallentare troppo la digestione, bevete giusto
e cercate di bere più sparso nella giornata, durante l'allenamento e tutto. Una cosa fondamentale, credo, niente zuccheri, dolci. Dolci. Comunque siamo riusciti comunque a fare una colazione. Cioè le proteine erano veramente buone. E la colazione era tanta colazione, roba. Sì. E sava quasi di dolce, cioè sava di dolce, pur non avendo tanti zuccheri. Esatto. Se volete vedere il mio allenamento che ho usato per dimagrire, lasciate 5.000 like a questo video, punto in alto, cioè per me è puntare in alto, 5.000 like a questo video, e vi porto l'allenamento che facevo, uno degli allenamenti che facevo, perché come ho detto anche con questa dieta io ho cominciato non contando le calorie, ma più vai avanti e impari a fare le cose per bene, capisci che contare le calorie, fare le cose nella maniera giusta è la cosa migliore per avere più risultati. Quindi man mano che imparavo le cose le iniziavo a inserire, a fare, cioè sì, come si dice. Ci sono tante cose che si possono variare, come carboidrati si possono usare le patate dolci, ci sono un sacco di cose. Se volete vedere altri video del genere scrivetelo nei commenti, se volete altri full day of eating. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.